Charlie, no, ma... lascialo abbaiare, lascialo abbaiare. Aspetta, arrivo, aspetta un attimo, okay. Vieni qua. Faccelo vedere, eccolo qua. Presentiamo cane Charlie. Ciao Charlie. Bacetti, sì, bacetti. Preso e attraverso anche... questa associazione. Preso attraverso l'associazione. Ciao a tutti, bentornati in una nuova Cigno Intervista. Io sono Marco Cignoli, siamo su Jab Media TV e oggi ho il piacere di ospitare quella che prima di tutto è una mia amica carissima, ma oggi non ci raccontiamo i fatti nostri, ma in realtà parliamo del suo terzo libro, la sua terza opera. Intanto, buongiorno e benvenuta Elena Bonini, ciao! Ciao, ciao, tutto bene? Bene, bene, tu come stai? Bene, tutto a posto, grazie. Allora, io sono parecchio emozionato perché intanto è un piacere poter chiacchierare con te della tua nuova opera, poi perché ho seguito un po' l'evoluzione di questo lavoro, ti ho vista dal vivo lavorarci, so quanto impegno c'è stato dietro e quanto ci tieni soprattutto. Quindi, partiamo subito dal titolo e dal sottotitolo, vuoi dirlo tu? Direzione Amore, racconti di animali che ci hanno cambiato la vita. Oh. Questo titolo l'ho pensato insieme a una mia cara amica, devo dire la verità, perché volevo qualcosa di chiaro, incisivo, che non prendesse troppo tempo a chi leggeva, nel senso. E dato che nel libro sono contenuti dei racconti che parlano di animali salvati, adottati in seguito a situazioni gravi, anche di gravi maltrattamenti, di insomma situazioni particolari, pensavamo, io e la mia amica, pensavamo che dire che sono stati destinati all'amore sia una cosa bella, sia una cosa carina, e soprattutto racconti di animali che ci hanno cambiato la vita, perché alcuni di questi animali hanno davvero cambiato le vite di chi li ha soccorsi, di chi li ha salvati, di chi adesso li ha ancora con lui in casa. Allora, proviamo ad andare con ordine. Quindi, all'interno del libro ci sono tanti racconti, ok? Non è un romanzo, sì. Sono tanti racconti. No, non è un romanzo, non è un romanzo. Sono 25 racconti che parlano di animali, in generale, che possono essere cani, gatti, cavi per ovviare, criceti, piccioni, insomma, ci sono anche dei cavalli, una gallina, insomma, di tutto e di più. Come è praticamente, come dovrebbe essere alla fine la vita di un... non saprei come spiegarlo, ti dico la verità. Ma sono storie di vita quotidiana in realtà, no? Però esatto. Sono caratterizzate da gesti importanti, cioè quelli di voler salvaguardare, salvare e amare degli animali. Esatto, tutti gli animali, tutti gli animali, tutti in generale, ecco, era quello che volevo dire prima. Non c'è un animale che merita di più o di meno, perché comunque tutti ti possono dare un sacco di emozioni, un sacco di insegnamenti. Sono storie vere. Sono tutte storie vere in questo libro, ovviamente un pochettino romanzate, perché certo non è che potevo scrivere, insomma, normalmente, però ogni storia è assolutamente vera, non c'è nulla di inventato. So che non sono soltanto storie che in qualche modo tu hai raccolto attraverso le testimonianze degli altri, e apro e chiudo parentesi, c'è anche una mia testimonianza all'interno del libro, sì, con il esatto. Mio porcellino d'India, che si chiama esatto. Oggi. Straorgoglioso che io, ma soprattutto lui, sia sul libro, quindi è una cosa molto bella. Però al di là dei racconti degli altri, diciamo così, ci sono anche dei tuoi racconti, vero? Sì, ci sono alcuni dei miei racconti di alcuni animali che ho conosciuto e alcuni animali che ho salvato personalmente. Uno tra questi è proprio la Dea, che era il cane di mio nonno, che quando lui purtroppo è venuto a mancare, nessuno voleva più, diciamo, curarlo. E allora io me ne sono presa cura e l'ho praticamente tenuta fino alla fine. Cosa significa secondo te prendersi cura di un animale anziano o già malato? Vuol dire tanta responsabilità e soprattutto mettersi nell'ottica che qualsiasi cosa tu faccia lo fai per il suo bene. Non saprai mai esattamente quanto tempo gli può rimanere da vivere, perché ci sono situazioni come lo era quella della Dea, in cui la malattia era veramente troppo avanti perché si potesse fare qualcosa di grosso. Ma io penso di avere fatto qualcosa di grande in ogni caso, perché per un anno ce l'ho fatta di
alleviargli almeno la sofferenza, e questo penso che sia la chiave di tutto, cercare di alleviare le sofferenze di questi animali che, insomma, magari dalla vita, nel suo caso, avevano avuto una vita piena e tutto quanto, ma altri purtroppo arrivano ad essere anziani e non hanno nessuno di cui se ne prende cura, oppure vengono scaricati proprio nel momento del bisogno, cioè vengono abbandonati quando sono più fragili. Ed è una cosa che, insomma, fa pensare, ecco. Sì, devo dire che è un atto di grande generosità occuparsi di un animale anziano o malato, proprio perché evidentemente ti mette addosso un carico di grande responsabilità, senza ombra di dubbio, ma poi perché forse può, tra virgolette, darti meno di quello che noi cerchiamo dagli animali, no? Cioè il divertimento, la compagnia, la gioia, però in realtà ti dà moltissimo, anche se è anziano, anche se è malato, cioè quello che ti rimane dentro. In realtà dentro... ti dà molto altro, perché se una persona riesce ad apprezzare i momenti in cui si fa più fatica, avrà poi la possibilità di gioire di altre cose, per esempio anche di un cucciolo, di un cane più giovane, insomma, comunque gli animali anziani non chiedono più di tanto, chiedono semplicemente di passare la loro vecchiaia in tranquillità e con qualcuno che si prende cura di loro, con del cibo idoneo, carezze, cure, un po' come gli anziani degli esseri umani, insomma, no? Io non ci trovo molta differenza, insomma, prendersi cura di qualcuno è anche questo, non abbattersi di fronte alle difficoltà ed esserci sempre alla fine, perché quello è l'importante. È troppo facile esserci se le cose vanno bene, quando tutto va bene, bisogna esserci quando le cose magari si complicano tante volte, o magari quando non si riesce più neanche a sperare che le cose possano andare bene. Però, ecco, gli anziani in generale, gli animali anziani danno veramente, veramente tanto a chi si preoccupa di curarli, secondo me. A proposito di prendersi cura di loro, io so che il progetto di questo libro nasce e va a braccetto, diciamo, con un'associazione molto importante, particolarmente attiva sul territorio di Pavia, provincia di Pavia, o anche altri territori. Allora, l'Arca degli Animali Onlus, tanto per cominciare, lavora, vabbè, a livello territoriale sicuramente, però aiuta anche tante realtà del sud a trovare casa. Charlie abbaia, succede. Questo è il tuo cane, questo è il tuo cane. Il mio cane, anche lui preso da un'associazione, e abbi pazienza un attimo. Charlie! No, no. Okay. Lascialo abbaiare. Aspetta un attimo, Faccelo vedere, eccolo qua! Presentiamo cane Charlie. Ciao Charlie! Ciao Charlie! Eccolo qua, che lui è un cucciolo bellissimo di 6 mesi, di 2 bacetti, sì, bacetti. Anche lui salvato, comunque lui non ha mai avuto grossi problemi, anzi, era sempre stato tenuto bene, tranquillamente, lui non ha grossi problemi, neanche a mangiare, soprattutto. E, come stavo dicendo, l'Arca degli Animali Onlus è molto attiva a livello anche nazionale, perché non prende cani solo dalla provincia di Pavia, ma aiuta appunto tante realtà del sud a far fronte alle tante cucciolate che vengono quotidianamente, si può dire, anche scaricate in strada piuttosto che nei rifugi, insomma, tante cose. Ci sono le persone principalmente, insomma, che si occupano di questa associazione? So che ci sei tu, sei una volontaria, ma ci sono anche altre persone, no? Ce ne sono tante, tantissime. La presidentessa al momento è Luciana Zucchi, poi ci terrei a ricordare anche Rossella Ramundo, Cinzia Lazzari, Mariuccia, Neilani, insomma tantissime, non me le ricordo tutte in questo momento, non riuscirei a... Va bene, però questi nomi valgono anche per tutti gli altri. Sì, poi ci sono anche tante altre persone che aiutano costantemente con le raccolte alimentari, con delle donazioni, insomma è una realtà molto, molto bella e molto entusiasmante, la chiamerei, ecco, nonostante tutto è molto, molto bello. Questo libro torna molto molto utile in questo momento, perché per un'associazione come la vostra questo periodo segnato dal Covid, dai lockdown, dalle restrizioni è molto complesso, giusto? Questo periodo è molto complesso perché le bancarelle alimentari sono state sospese,
Tutte le altre attività che l'associazione faceva, per esempio, non so, raccolte fondi, potrebbero, possiamo anche dirle così, tramite aperitivi benefici, pizzate benefiche, anche per esempio delle lotterie, ma tantissime cose si possono fare che purtroppo adesso non siamo in grado di fare, mentre questo libro, bene o male, riusciamo sempre, con questo libro riusciamo a sopperire a queste mancanze proprio dettate dalla situazione particolare in cui stiamo vivendo. Fondamentale, quindi intanto spiegare dove si trova il libro. Facciamolo vedere, tra l'altro. Facci vedere, hai lì la versione cartacea. Esiste sia in versione cartacea questa che in versione elettronica. No, è solo in versione cartacea, non si trova in versione. È solo in versione cartacea, si può acquistare tramite la nostra associazione, tramite il mio contatto, per esempio, si può trovare anche su Amazon, eventualmente noi preferiamo consegnarlo anche così per farci conoscere, insomma, serve tanto. Cliccare sul sito internet che adesso apparirà qua sotto da qualche parte, oppure contattare direttamente te attraverso le pagine social, ti si trova facilmente e si può in qualche modo prenotare il libro cartaceo. È corretto? Sulla mia pagina personale oppure direttamente sulla pagina dell'arte degli animali, preferisco. Ok, hai fatto vedere prima il libro e mi ha colpito molto la copertina. È un bellissimo disegno che ha realizzato chi? Roberta Vernatti, che è la curatrice del blog Narrando Oltre Po, dove si occupa di appunto far vedere tutte le realtà del nostro bellissimo territorio attraverso interviste, foto, video, articoli sulla storia, sulle particolarità del nostro territorio. È veramente molto brava questa ragazza. La conosco anche io, quindi ve lo consiglio, insomma, sì, di visitarlo. Esatto. E lei, del disegno. Sì, lei l'ha fatta sotto le mie, diciamo, sotto mia direttiva, perché io avevo questa idea, ma non essendo capace di farlo su internet o comunque con il computer, le ho detto: guarda, mi piacerebbe mettere questi animali con questa copertina, e poi lei ha realizzato questo bellissimo, secondo me, disegno che riassume un po' tutta il contenuto del libro. Ci avviciniamo a Natale, credo che sia il regalo ideale questo per chiunque, perché è forse adatto anche per i bambini, no? Sono racconti molto sono semplici, sono corti, alcuni sono più corti, altri sono più lunghi, non ci sono volgarità di nessun genere, perché comunque non avrebbe senso. Tutti si possono ritrovare, chi ha avuto un animale, chi non ce l'ha ancora avuto, insomma, è davvero alla portata di tutti, non c'è un linguaggio particolarmente forbito, è una cosa tranquillissima, quindi sì, è adatto veramente, veramente a un ampio pubblico. Questa è la tua terza opera letteraria, dopo Solo per voi, che hai condiviso insieme a tuo papà, Riccardo Bonini, Quando non avevamo paura, è stato il tuo secondo libro, questo è il terzo, cosa succederà dopo? Non lo so, sinceramente non lo so, ma mi piacerebbe magari continuare a raccogliere per l'anno prossimo, chissà, altre storie magari, per continuare a contribuire a mantenere, insomma, vivo l'interesse per gli animali e soprattutto dare una mano all'associazione. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che in fondo a questo libro c'è una galleria fotografica con la maggior parte delle adozioni del 2020 fatte da questa associazione. All'interno si trova anche una intervista proprio alla presidentessa dell'Arca degli Animali e che cos'è l'Arca. Un piccolo estratto di che cos'è l'Arca e di che cosa fanno loro, insomma. Quindi tra le righe mi stai dicendo ci sarà un capitolo 2. Chissà, non so, vedremo. Materiale c'è? Materiale ce n'è sempre, perché gli animali ce ne sono sempre tanti, ci sono tantissime storie molto belle da raccontare. Vedremo cosa succederà. Bene, allora in bocca al lupo, io ricordo. Grazie. Direzione Amore, è il titolo di questo libro, lo trovate appunto attraverso l'Arca degli Animali, che è l'associazione, attraverso direttamente Elena Bonini, che è curatrice di questo libro, oppure attraverso Amazon. Grazie mille, è stato un piacere parlarti qua su Giallo per la prima volta. Grazie, grazie a te, grazie mille a te, davvero. Buon lupo e salutami Charlie. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ricorda di mettere un mi piace. Per non perdere tutti i nuovi video di Giallo Media TV, iscriviti al canale ed attiva la campanella.